Voci.fm, il sito delle voci. Partner, Voxil Voce Gola, tutta l'energia della tua voce. Voxil.it. Amici di Voci.fm, buon pomeriggio da Marco Picchio. Allora, vedete già accanto a me, quindi avrete già riconosciuto il personaggio, Stefano Piccirillo, voce storica della radiofonia italiana, da anni voce della sera di Radio Kiss Kiss, nonché autore, presentatore e comunque un personaggio molto eclettico, perché oggi poi ve lo presento nella veste di scrittore. Quindi benvenuto su Voci.fm, Stefano. Ciao, ciao amici, ciao Marco. Allora, con Una volta ancora, che è il tuo nuovo romanzo, che è uscito il 7 maggio per Erudito Edizioni, sei alla tua quinta prova letteraria. Hai detto tutto bene, il romanzo si intitola Una volta ancora, una volta, è fantastico. Dunque, Stefano, noto speaker radiofonico, riceve a casa una lettera via posta ordinaria, quindi una cosa anche abbastanza inconsueta, no? Magari era frequente nelle radio degli anni 80, ma oggi arrivano le email o i messaggi. È un po' appunto quello che capitava tanti anni fa, una lettera che gli sconvolgerà la vita. Ecco, quindi continua te adesso, parlaci un attimo di questo tuo nuovo romanzo. In realtà è un romanzo incentrato sulla pura attualità, in quanto proprio l'eccezionalità del disc jockey, dello speaker che riceve una lettera nei tempi della digitalizzazione, presenta immediatamente la sorpresa. Il romanzo è ambientato nell'attualità, non c'è nessun riferimento alla radio anni 80, ma c'è un riferimento alla radio degli anni 20, quelli che stiamo vivendo adesso, insomma, non solo del terzo millennio, un upgrade del 2.0. Quindi il romanzo è estremamente attuale. Il romanzo che utilizza un linguaggio che ci evolve come mezzo radiofonico e dove c'è questa lettera che arriva a Stefano, che ha lavorato in una discoteca in Toscana qualche anno prima. Durante una sua serata ha incontrato Alessia, che è un avvocato. Stefano ha divorziato, Alessia non si è più sposata e doveva sposarsi. Da lì nasce una storia molto attuale, fatta di tanta musica, dove i testi delle canzoni entrano nella scrittura del romanzo, stabilendo una colonna sonora scritta, e dove Stefano e Alessia appartengono solo apparentemente a mondi professionali diversi, ma sono l'incrocio di due persone. E l'amore oggi, come è vissuto l'amore oggi, come è la mia idea dell'amore vissuto esattamente in questo periodo, con il linguaggio, con una montagna russa di emozioni. È un romanzo che ho scritto durante il lockdown, tenendo presente anche tanti valori che probabilmente sono ritornati rispetto a prima del Covid-19, per il valore che noi dovremmo dare o che diamo fortunatamente. Ancora una volta la prefazione di una vera radio star, che è il mio amico Pippo Pelo, e quindi un motivo in più per essere, spero, curiosi. Che salutiamo allora, Pippo Pelo, tra le altre cose. Ma certo, un grande, tra l'altro, è un grandissimo, è un mio grandissimo amico. Abbiamo cominciato praticamente insieme a Radio Kiss Kiss, io nell'87, lui nel 1990. Poi ci sono state le strade come rette parallele, perché ho lavorato altrove per ritrovarlo fortunatamente a Radio Kiss Kiss, più forte di prima. E devo dire che è un altro elemento di grande curiosità per questo romanzo. Sono molto molto contento. Senti, quando hai cominciato a scrivere in realtà? In realtà io non mi definisco uno scrittore, mi definisco un allungamento a ciò che leggi del mio fare la radio, del mio amore incondizionato verso questo mezzo, che faccio sempre come se fosse il primo giorno, pieno di stimoli. Sono veramente autenticamente felice di fare la radio e di estendere la radio nello scritto, e quindi diciamo che gli ascoltatori, in questo caso, visto quello che rappresenti, è un sito dedicato alle voci, è un romanzo scritto di voci, dove è come se ascoltassi colui che scrive. Ho cominciato a scrivere moltissimi anni fa per giornali quotidiani, nazionali, periodici, una trentina d'anni fa. Poi ho evoluto tutto questo nell'incontrare le persone che hanno creduto in me e che hanno visto in me anche una possibilità di evolvere il mio linguaggio come arte oratoria in arte scritta, cioè la scrittura vera e propria. Ho pubblicato 5 romanzi e devo dire grazie semplicemente a chi ha creduto in me. Diciamo, non sei uno scrittore, ma comunque hai trovato questo nuovo modo per comunicare con la gente. Lo troviamo in versione cartacea, in versione ebook, scaricabile. Ho scelto, in collaborazione con l'Erudita Edizioni, che ringrazio e saluto e ringrazio sempre per la fiducia nei miei confronti, come formato fisico. Mi piace che un libro resti tra le mani, e quindi ho cercato di portare quello che è il contatto fisico con il libro. Nei prossimi mesi probabilmente faremo anche una versione digitale in ebook, ma è un libro da leggere al mare, un libro da leggere durante i vostri viaggi in treno, in aereo, che si possono rifare. È un riprendere un'attività anche di contatto, siccome abbiamo avuto molta fame di contatto con le persone. Credo che la cosa più bella sia anche riappropriarsi degli elementi fisici e qualcosa di emozionale da toccare. Sarà veramente una bella emozione leggere Una volta ancora, che è il nuovo romanzo di Stefano Piccirillo, uscito il 7 maggio per Erudita Edizioni. Stefano, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, onorato. Saluto Voci FM, perché è veramente una roba forte, una roba forte per degli addetti ai lavori meravigliosi. Saluto tutti quelli che fanno parte di questa community e grazie per il tempo che mi avete dedicato. Grazie a te, ciao, a presto. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Partner, Voxil Voce Gola, tutta l'energia della tua voce. Voxil.it.